ce l'hai? Ottimo, va bene. No. Ci penso io allora. Questo. Siamo al 75, 50. Come posso dire? Comprendo le responsabilità. È colpa tua allora. Sì. Si incazzerà Maranzita lì. Non mi ricordo. No, ho collegato anche il DAC. Allora, qui ci abbiamo 3 Oppo, l'Oppo Resident, che è questo qui, il Rubini, che è un 105 liscio, e poi abbiamo 2 Oppo modificati, uno da quello scofiguro lì, in cui è meglio non litigare, vista la stazza, e l'altro è di Aurion, ovvero dell'ingegner Ingoglia, che sta a Trapani, quindi possiamo anche sparlare tranquillamente. Ah no, viene ed è registrato tutto. Quindi... e sono, diciamo, delle modifiche un po' molto diverse tra loro. Allora, già l'Oppo, secondo me, suona molto bene. È una macchina a rapporto qualità-prezzo eccezionale. La conoscete tutti? Sicuro? No, allora, è un lettore universale. No, no, non è mai ascoltato. Allora, quello che volevo verificare prima di iniziare, allora, l'abbiamo collegati tutti in sbilanciato al pre Musical Fidelity, esce poi in bilanciato e va al trittico trivista, e poi ci sono le Martin Dogan, le Sam X, insomma un piantino da 40-45 euro. Sì. E queste saranno 15 più o meno, listino, questo qui costava una trentina, sì. E l'Oppo costa circa 1,7-1,8 se non sbaglio, quello nuovo, col Derby, ed ha uscite bilanciate e sbilanciate, e più c'ha le uscite multicanale 7.1, quindi c'ha 2 convertitori ESS, cosiddetto Sabre, il 18, novembre 18. Ci sono varie edizioni anche del Sabre, sono delle più prestigiose, e quindi c'è una sulle uscite 7.1 e un altro per le uscite bilanciato, sbilanciato e cuffia. Okay? Poi abbiamo per controllo, tra virgolette, abbiamo anche un DAC, che è lo Yang BSD di M2 Tech, che è collegato in coassiale da uno degli Oppo. Quindi abbiamo solo 3 ingressi utilizzabili, perché l'ingresso tuner ha qualche più di meno il pre. Abbiamo fatto i livelli entro 0,3 dB e un paio sono assolutamente identici come livello, quindi non ci dovrebbero essere vantaggi o svantaggi tra le varianti. Non vi diciamo ovviamente nulla dove sono collegati, quindi io commuterò, diciamo che lo sanno solo lui e sono indietro, quindi non li vedete, lo so anche io, non ci abbiamo il telecomando. No, ma stai dietro, comunque stai, anche se lo sai, stai dietro, non puoi, perché il problema del confronto alla cieca dovrebbe essere un doppio cieco, ovvero anche chi seleziona non deve sapere cosa sta selezionando, perché un atteggiamento, anche un cenno con la testa potrebbe influenzare poi la potenza. E quindi no, io potrei chiedere a Fabio di scambiare, di fare un po' di giostra e abbiamo risolto. Aspetta che ti riprendo, e questa cosa è molto bella. Quindi sono questi 3. Ok. Poi invece questo qui lo colleghiamo dopo, adesso è staccato. No, no, un minuto, diciamo, che a Bologna avevamo pezzi da 35-45 secondi e pezzi anche solo di 15 secondi, una battuta sola, cioè 4 battute, e hanno detto che preferivano un pezzo più lungo. Io non sono d'accordo, cioè io sento molto più le differenze quando è più breve, perché se sono passati 2 minuti non mi ricordo, cioè, ma questo è il mio limite. No, ma io ti ho la stessa cosa. Lo so, però siccome diciamo che ho lasciato che decidessero le modalità le persone che hanno fatto le modalità. Ok, allora, 1, 2, 3, un minuto. Barbaro. Partiamo dal... Barbaro, 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 Barbaro.
facciamo vedere tutti i brani. Poi lo, il foglietto lo tenete, lo tenete che la date. La luce è quella del grande. Sarà pensato, dai. Forse anche dietro ce la fanno. Ci passa i foglietti, poi loro ci passano le penne. Le penne se le passano. Iniziamo. Tu che Claudio che c'eri tutte e due sì. Le sessioni, com'è qui? Qui è più organica forse, va meglio così, per il fatto che non si parli è una cosa importante, tutto sommato. Ok, e come differenze rispetto a Bologna? Il suono è più aperto, più c'è un bel palco, una bella scena, mi piace. Se intendi dire il suono generale o intendi dire il suono particolare? No, io ti intendo se a Bologna hai percepito più o meno differenze diventi. Rispetto qui a Roma. Tu c'è in tutte e due edizioni, quindi... No. Anche, no. Ho avuto anche qua dei grandi dubbi all'inizio. Ok, sì. Vabbè, ma tu sei sordo, non ci sei. Sì, non solo sordo. Vabbè, in generale le differenze erano piccole, normali, eclatanti? No, tra i... Premesso che tra i lettori non è, ci sono sempre tantissime differenze, quindi non è facilissimo in assoluto, però secondo me le differenze c'è. Ok. Tutti d'accordo? Per me è sempre sì. Piccolo, sì. Ho dei grandi dubbi, però insomma sono tre canzoni che sento, quindi... Vabbè, adesso andiamo avanti, dai. E io direi far scegliere a loro. Sì, scegliere voi. Quella che... Per me era mi piace quella di prima, la questa la mano piccola di sempre la stessa, la sento ogni volta, sta qua. Ok. C'è un motivo per Claudio. Sì, fatti una domanda. 9 e 11. 7, 9 e 11. 7, 9 e 11. Ok, ancora. Si parte, ripartiamo dal primo. Ok. Quindi... Ok. C'è un brano che mette più in evidenza le differenze tra i tre. L'undici. L'undici? Sì.
contrabbasso e la voce. Questa è la voce, quella di Petra Magoni. Petra Magoni. Quella di Petra Magoni, sì. Ti accordo tutti? Sì, anche i primi con la voce femminile. In generale quando c'è la voce, quando c'è la differenza della voce si sente di più la differenza. Ok, magari poi per il confronto con lo Young mettiamo la 2, se non sbaglio, e la 11, ok? Vabbè. Sulla classica meno differenze ho notato forse. Però sui suoni bassi, molto bassi, l'altro di classica. Allora, a sto punto, hai descritto tutti? Più uno l'ho trovato più controllato in basso. Sì. Ok, allora, cominciamo da qua. Ah, io posso, vabbè, accolgo i foglietti a questo punto, senza... Non ho capito. Possessione, prima possessione, possessione. Ah, ok, ok, comunque, ok, ok. Preciso. Vedete? Ok. Ok. Ammazza. Tutti uguali. Un plebiscito. Dai, tutti uguali? Sì, sì. La prima fila sì. Anche qui, plebiscito. Porco Giuda. Ragazzi, va bene. Diciamo, tranne un paio di cose. Posti. No, di due. Che preferiscono il 3 e l'1. E questo? Il secondo pure. Allora, ha vinto il 2. Cioè, su 10 voti, 8 di preferenza al 2. Però tra il 2 e il 3 c'è la meno differenza rispetto al primo e gli altri due. Il primo era quello il liscio. Adesso vediamo subito. Allora, Aureo il primo. 2 KTM. Come? 3 liscio. Allora, l'Aureo nell'1. 2 KTM e 3 liscio. Ta-da! Quindi ho sbagliato io, ragazzi. Non è che è sbagliato. Qui, non è che è sbagliato. Da questa... Comunque, allora, una cosa. Quindi, hai detto il primo e l'Aureo. Confermo il primo e l'Aureo, il 2 e il KTM e il terzo è il liscio, confermo. Okay. Allora, un'altra cosa volevo vedere, il liscio, allora qui per esempio il KTM, allora il liscio ultimo, qua è addirittura per ognuno liscio. E il liscio se ne è battuta perché è alla seconda posizione, unanimamente alla seconda posizione. Qua venite a controllare. Vabbè, di te, allora, sì, dico, tanto c'è l'altra telecamera. Allora, li metto in ordine così vedo anche la prima fila e la seconda fila. Allora, tu, diciamo, il 2 sempre, cioè ti è piaciuto sempre di più l'Aurion, perché il 2 è KTM, scusami. E il diciamo il 1 o il 3, cioè come seconda posizione, poi KTM, poi il l'Aurion e infine il liscio, KTM, liscio e Aurion, invece la seconda sessione uguale, anche qui tu hai fatto bene, sì, giustamente, e quindi sempre KTM, poi il liscio e poi l'Aurion. Per me è lo stesso uguale. Come? Lo stesso suo, KTM, liscio, Aurion. Sì, ok, uguale, sì. Qui, uguale, quindi prima KTM, poi liscio e infine Aurion. KTM, liscio, Aurion. E il primo che sarebbe più controllato in basso, interessante. Preferenza 3. E qui invece Aurion, KTM liscio e poi KTM liscio Aurion, no, insomma diciamo a maggioranza primo KTM poi liscio, sì, e poi Aurion. Ok, adesso quindi sentiamo il KTM con lo Young. Un'altra domanda è differenze eclatanti, sottili, no, però insomma se c'è quasi non c'è 80% hanno scelto il KTM, forse lo so poco più sottile. Tra il primo e il secondo, sì. Tra il liscio e il KTM c'è poca differenza, secondo me. Sì, me in meglio. In alcuni casi l'Aurion secondo me è un livello diverso. Più ok. Basso. Ok. Diciamo che è diverso. Sì. Diverso. Ok. Ok, allora lo mettiamo a questo punto. Devo mischiare le carte. Ok. Diverse
diciamo forse avrebbe ha potuto incidere un po' il tipo di basso di queste casse che chiaro, ma anche l'alto non è proprio è un po' particolare, ecco. Allora, non manco mi ricordo chi era uno e l'altro. Beh, meglio così. Fai uno e due. E perché così va bene. Il triplo cieco fa molto. Questo ancora va. Allora, ci abbiamo, sentiamo la 9 e la 11, abbiamo detto. Sì. 1 o 2, la stessa sequenza, ok? Spegni la macchina, non usi, no? Ah, spengo le macchine. Sì, quella che non usi, spegni. Intanto sto usando anche quello per generare il segnale digitale, sono allineati, il calendamento l'abbiamo fatto con tutti, più o meno. C'è anche una di quelle prime tracce con la voce femminile. Allora mettiamo la 2, la 9 e la 11. Il va Cassidy o Arisa? Allora, ve la faccio risentire. Questa. Vado un attimo avanti. Questa è un po' alto. Questa qui o quella di Arisa? No. Allora, hai questa, la 9 e la 11, ok? Allora iniziamo da qui. La stessa meccanica, praticamente. Sì, io sto uscendo dal KTM anche in coassiale. Adesso ci abbiamo uno degli ingressi è il KTM e l'altro ingresso è il leggerissimamente il volume, diciamo metà come la prima 1-2 no, faccio sempre 2-1 1 sulla seconda e poi allora 2-1, quindi prima che ho fatto 1-2 poi 2-1, 2-1 quindi la 11 giusto, era 11 sì. Allora questo, scusa, questo era 1, chiedo perdono, e questo è il 2. Aspettate che vi diamo i fogliettini, così non mi... Speriamo che glielo prenda sto cammello, perché sennò non sale neanche fuori quella. Allora, le penne ce l'avete ancora da assolutamente. Allora, no, ma ce l'abbiamo, abbiamo altri dopo. L'ordine era 1-2, 2-1, 1-2.
costa l'apparecchio DAC? No, il DAC costa circa 1.500. Ah, ok. Quindi liscio più DAC, vai oltre il costo della modifica. Beh, liscio più DAC, certo, però non ha senso la meccanica, no, ha senso anche solo una meccanica a quel punto. Se io mi interessa il suono di un DAC esterno, mi vado a comprare una macchina che ha già analogica, ci sono altre meccaniche che costano di più anche, in carità, però, insomma, se a uno interessano il lettore Oppo, c'è quello che costa 700 euro. Secondo me lui ha preso 7 più 1.500, stiamo a 2.200. Che alla fine è quello che costa dopo di differenza il clock, sono 1.500 più 7, ciò ho detto che era calzante come confronto, perché il DAC alla fine si deve scambiare le penne, avete fatto tutto? Per il momento la verità. Allora, riprendiamo. Separati perché sono. Aspetta, allora prendi tutti questi. No, sono questi. Allora, questo è uno. Reggi, vabbè. Un altro uno. Qua è un pari merito perché prima la prima sessione 1 2 2 e poi 2 1 1 di chi è sto voto? Diciamo che due in vantaggio qua. Questo, c'è un foglietto con scritto 1, 2, 2 e poi 2, 1, 1. Quindi, è il 2 è il vantaggio. Quindi, però il 2 per me è riferito sempre all'1. Cioè, nel senso. No, ma devi spiegare. No, nel senso è il primo lettore che abbiamo sentito. Quindi ok. Cioè, quindi, quindi questo ti è piaciuto. Alla prima ti è piaciuto più il primo. Esatto. Ok. Ok. Poi ti è piaciuto più il secondo, esatto, che era il primo pure. Esatto. E poi ti è piaciuto il secondo, che invece era il secondo veramente. Quindi ha vinto a maggioranza l'uno. Ok, quindi l'uno lo prendi pure te. Ma se è complicazione, un altro uno. E un uno. Invece questi sono i due, quindi è uno, un due. Un altro due. Sì, sì, l'ho messi bene. Quindi stiamo praticamente un pareggio. Due, due. Due, due. Come fila si può sapere la differenza? È lì. Più o meno lì, e questo era il pareggio di prima, quindi praticamente c'è due pareggi, 4 hanno scelto l'1 e 5 l'1, 4 il 2 e un pareggio. Ma questi erano vabbè, diciamo che siamo lì. Ma qual è all'1 e qual è all'altro? Adesso vediamo. Vediamo. Allora, il CD è l'1 e l'M2 Tech, e il 2 è il KTM. Quindi preferito.